Siamo in provincia di Pisa, a circa 8 km dal mare, vicino a Casale Marittimo, un borgo medievale bellissimo, nell'azienda vinicola Pagani De Marchi, che è iscritta all'Unione dei Gran Cru della Costa Toscana, che racchiude 80 cantine di grandissima qualità. Qui alla mia destra, sotto la collina che vedete, sono state ritrovate non molto tempo fa delle tombe etrusche, un ritrovo estremamente importante. Quindi qui tantissimi anni fa c'erano gli etruschi e probabilmente facevano vino. Abbiamo qua vicino a noi l'erede delle donne etrusche, Pia Pagani. Sì, io non sono molto etrusca, ma sono svizzera. È vero, sono partita con tanti anni fa, una decina, con questo progetto di fare del vino. Innanzitutto perché ero una grande amante del vino, ma per realizzarlo ci siamo rivolti, mio marito ed io, a Michele Satta. Michele è nostro amico, è un produttore di Bolgheri. Bene, lui ci ha appoggiato, abbiamo cominciato come prima cosa a analizzare i terreni e con grande fortuna è stata positiva la risposta. In un secondo tempo è stata la scelta dei vini, quindi è venuto ancora il nostro carattere, il mio carattere svizzero, e ho scelto il Merlot, il Cabernet, perché abbiamo sempre bevuto dei vini francesi. Però la maggiore produzione è andata al Sangiovese perché è vino autoctono. Quindi abbiamo poi costruito una cantina piccola, interrata nel rispetto del paesaggio. Ecco, rimaniamo con 6 ettari di terreno perché è stata proprio una decisione di mantenere un carattere familiare per poter seguire, curare bene la nostra qualità del vino. So che avete cominciato nel 1995, direi che quindi dopo 12 anni i vigneti sono a un'età giusta e ci sono tutte le condizioni per fare degli ottimi vini. Mi interesserebbe adesso assaggiare i vini perché sono ormai già convinto, sentendoti parlare, che qui troveremo delle cose molto interessanti. Il Montaleo è il vino base dell'azienda. Per vino base si intende il vino che costa meno tra tutti i vini dell'azienda. È fatto con Sangiovese 70%, 15% di Merlot, 15% di Cabernet Sauvignon. Questo Montaleo è un vino molto fresco, piacevole, con una buona struttura, che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e abbinabile con moltissimi piatti. Io lo consiglierei con una matriciana, dove lo trovai splendido, e perché no con un cacciucco, perché secondo me il Montaleo va anche molto bene con alcuni piatti di pesce abbastanza salsati. Il cugino del Montaleo è l'Olmatta. La differenza è molto semplice, le uve sono le stesse, l'Olmatta fa circa 10 mesi di barrique, quindi è un vino che può invecchiare di più. Casa Nocera, Merlot al 100%, è uno dei vini più interessanti dell'azienda Pagani De Marchi. Il Merlot è un vitigno particolare con cui si possono fare grandissimi vini e molti vini che fondamentalmente sono troppo semplici e non dicono nulla. Tutto dipende dall'attenzione che viene messa in vigna e dal terreno e dall'esposizione perfetta. Personalmente direi che è un vino che ha una notevole classe, eleganza ed equilibrio. Un vino tra l'altro che può durare nel tempo tranquillamente e che io adesso berrei con una fiorentina e ancora meglio con un maialino di cinta cotto allo spiedo. Siamo a Casale Marittimo, questo borgo medievale è rimasto completamente intatto. È veramente bella l'atmosfera che si vive qui.
c'è una cosa completamente diversa, la gente è diversa, è piacevole, si sta bene quasi dovunque, di notte poi è bellissimo. Casale Marittimo è in pratica l'alternativa di Casalvecchio. Casalvecchio era la capitale del borgo etrusco, del principato, diciamo meglio etrusco, e Casalvecchio è il vino che stiamo per degustare. Eccolo qua, il nostro Casalvecchio, no? Casalvecchio è un Cabernet Sauvignon 100%. Il Cabernet è un vitigno che, il termine Sauvignon, per dirvi, deriva dal francese sauvage, che significa irruente, no? È un vitigno molto potente che si esprime con molta forza. È un vino con una buonissima acidità, strutturato e che ha anche una grande longevità. Questa grande longevità ci porta a suggerire due piatti sul Casalvecchio. Uno utilizzabile anche subito, perché con la lepre in salmì il Casalvecchio può essere subito, si modera, diciamo, data la forza della lepre si può bere subito. Con un piccione arrosto secondo noi è splendido, però aspetterei 2 anni per bermelo col mio piccione. Siamo nella barriccheria dell'azienda, teniamo presente che la barrica è un semplice contenitore che serve a migliorare e ad arricchire il vino, quindi come tale va considerato. Stefano Ciao, lui è l'agronomo e la persona che segue la cantina. Adesso io vorrei assaggiare il Principe Guerriero, il vino preferito da Pia, e quindi vorrei che tu mi raccontassi anche quanto tempo è stato in questa barrique. 16 mesi. 30% in barrique nuove, 70% in barrique usate. Perfetto, io direi adesso tu prepara il vino, intanto tu Pia, raccontami come mai hai dato questi nomi al vino. Sì, allora tutti i nomi sono legati agli Etruschi. Gli Etruschi nella zona erano più o meno nel 700 a.C., ma non solo le etichette, noi abbiamo dedicato anche un'occhetta che è il simbolo dell'azienda. Abbiamo un Casalvecchio, il Casalvecchio è la città etrusca di Casale Marittimo, abbiamo un Nocera, la Nocera è la necropoli etrusca di Casale, dove riposa il Principe Guerriero. Principe Guerriero che è proprio il vino autoctono della zona, quindi abbiamo dedicato a questo grande personaggio le sue memorie. Un vero sangiovese, con tutta la sua vividezza che si esprime in modo chiaro e preciso. D'altronde questa è la caratteristica del sangiovese e l'uso della barrica, che qui è stata usata in modo sapiente, serve proprio a smorzare questa aggressività. Questo è un vino che ha un bellissimo frutto, ha un bel corpo, ha una bella struttura. Questi tannini renderebbero quasi logico berlo tra 2 o 3 anni, dove raggiungerà sicuramente un perfetto equilibrio. Adesso chiudiamo questa visita alla cantina della signora Pia Pagani ricordando un fatto: è possibile venire qua tranquillamente visitando la cantina, e quindi basta andare sul sito www.piapagani.com e telefonare al numero che troverete e venite qua a trovarci. Saturday.